Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. La Plaxton Village Bakery è conosciuta per il suo pane fresco e i deliziosi dolcetti, ma sembra essere anche il luogo frequentato da un fantasma amichevole. Louise, l'ex proprietaria, ha raccontato di strane esperienze paranormali che si verificano nel negozio. Zucchero e farina si spargevano misteriosamente a terra, le teglie e le pentole cadevano senza alcun motivo apparente, e oggetti piccoli fluttuavano nell'aria. Questi sono segni tipici di quello che comunemente viene indicato come un poltergeist. Ma c'era di più. Louise ha rivelato di aver sentito ripetutamente la risata di una bambina e di aver provato brividi lungo la schiena, come se un oggetto gelido la toccasse. Ha anche raccontato di avere i capelli intrecciati da un'entità invisibile e di aver trovato vassoi rovesciati e dolcetti mangiucchiati all'apertura del negozio. Una delle esperienze più strane era quando, durante l'inverno, Louise tornava al mattino dopo la chiusura per trovare piccole impronte sulla neve all'esterno del locale. Queste impronte si fermavano davanti alla porta, senza tornare indietro, come se qualcuno fosse entrato nel negozio, nonostante fosse chiuso a chiave. Louise è fermamente convinta che il fantasma che infesta la panetteria sia quello di una bambina di nome Charlotte, citata spesso dalla sua nonna. Anche lei ha vissuto personalmente un'esperienza straordinaria quando, un mattino appena entrata nel negozio, ha trovato un vassoio cosparso di zucchero a terra con le lettere C tracciate con le dita. Questo ha portato Louise a credere che si tratti veramente del fantasma della bambina Charlotte, tanto amata da sua nonna. Entrando nel locale la mattina, Louise si accorgeva spesso che le luci erano state accese durante la notte, nonostante la panetteria fosse chiusa. Inoltre, trovava attrezzi da cucina spostati o addirittura rovesciati, senza che nessuno li avesse toccati. Le forniture di farina sembravano volare via dagli scaffali, finendo sparse per tutto il pavimento. Una volta, Louise trovò addirittura dei biscotti che sembravano essere stati divelti dalle scatole e posizionati a formare una strana figura sulla vetrina del negozio. Anche i clienti della panetteria avevano notato lo strano comportamento dei prodotti esposti sugli scaffali. Pane e dolci sembravano muoversi da soli, come se qualcuno li stesse spostando. Alcuni clienti avevano persino riferito di aver sentito fragorose risate di bambini provenire dall'interno del negozio, nonostante non ci fossero bambini presenti. Tutte queste stranezze facevano pensare che il fantasma di Charlotte si divertisse a fare scherzi a chiunque frequentasse la panetteria. Ma il fantasma non sembrava essere cattivo o intenzionato a fare del male. Al contrario, sembrava cercare di interagire e comunicare con i vivi. Una volta, Louise trovò un biglietto lasciato sul bancone del negozio con scritto: «Grazie per avermi dato un posto sicuro in cui giocare». Un'altra volta, un cliente anziano raccontò che mentre aspettava il suo ordine, sentì qualcuno toccargli leggermente la schiena, ma non c'era nessuno dietro di lui. Questi eventi inspiegabili attirarono l'attenzione dei media e della comunità locale. Alcuni scettici attribuirono gli eventi a fenomeni naturali o al semplice nervosismo delle persone. Ma molti erano convinti che qualcosa di soprannaturale stesse realmente accadendo nella panetteria. Louise, dopo avere osservato il legame affettivo tra la comunità e il fantasma di Charlotte, decise di abbracciare la presenza di quest'ultima. Iniziò a lasciare un pezzo di pane fresco ogni mattina sul bancone come omaggio alla bambina. Da quel momento, gli eventi strani sembrarono attenuarsi. La panetteria tornò ad avere un'atmosfera tranquilla e i clienti si sentirono a loro agio. L'arrivo del fantasma sembrò aver portato una sorta di benedizione al negozio, poiché le vendite aumentarono e la Plaxton Village Bakery divenne ancora più famosa in tutto il quartiere. La storia di Charlotte si diffuse, attirando turisti e appassionati del paranormale che volevano vedere con i propri occhi il fantasma giocoso. Ancora oggi, la Plaxton Village Bakery è considerata una delle attrazioni paranormali di Londra. Gli attuali gestori mantengono lo spirito allegro del fantasma di Charlotte, lasciando sempre un pezzo di pane fresco sul bancone in sua memoria. I visitatori possono ancora provare la sensazione di essere osservati mentre gustano le delizie appena sfornate. Il fantasma di Charlotte sembra ancora preservare il suo legame affettivo con la panetteria e la comunità circostante, dimostrando che anche nel regno dei morti c'è spazio per affetto e gioia. Oggi, il nuovo proprietario della panetteria è Remzi Mustafa, che ha preso il posto di Louise.
Anche lui ha affermato di aver assistito a strani eventi di levitazione e di trovare gli oggetti fuori posto il giorno successivo. Entrambi, sia il nuovo che la vecchia proprietaria, sono d'accordo sul fatto che l'entità che si manifesta nel locale sia un fantasma benigno, forse un po' dispettoso, ma inoffensivo.